necessario sviluppare ed integrare il ciclo dei rifiuti complessivamente. Da lì è nato la volontà dei soci, e in particolare dei soci più grandi, di ipotizzare un percorso innovativo volto ad un'aggregazione tra le municipalizzate del territorio, quindi sempre aziende pubbliche che svolgono il servizio di raccolta, con ACAM, che invece è la società che gestisce di fatto gli impianti, almeno in questo caso l'impianto di smaltimento, e in futuro forse anche impianti di recupero.